Bello sto John Deere. Ma che sono diventati due? Vedi doppio Gianmarco? Porca miseria, Fili. Visto che bei John Deeroni? Eh sì, ma prima non era uno? No, no, sono sempre stati due. 49,55, 47,55. E ne parleremo oggi, amici. Benvenuti amici a questo nuovo episodio del Trattore del Mese. Oggi vediamo doppio, Gianmi? Eh sì, vediamo doppio e saliamo con i piedi su tutti i trattori. Sì, esattamente. E Gianmi, pensavi di dover mettere gli occhiali anche se l'hai già messi quelli ecco. Da vista. Comunque abbiamo l'enorme fortuna di avere qui con noi due colossi americani di fine anni 80. Amici, oggi parliamo di John Deere, come avrete sicuramente capito, e di quella che viene definita la generazione 2, la seconda generazione, chiamata anche 4000, tutta costruita a Waterloo in America. La generazione 2 di John Deere va dal 1973 al 1993 ed è quella che ha consacrato John Deere ai vertici dei costruttori trattori del mondo. Abbiamo qui con noi un autentico pezzo di storia oggi. Ma prima amici, quante volte vi è capitato di trovare un trattore o un'attrezzatura usata particolarmente interessante su internet per poi scoprire che si trova all'estero? Scommetto che è capitato almeno una volta a tutti. Ebbene, oggi vi voglio parlare di un'azienda e portale internet che fornisce un servizio davvero unico nel genere. Si chiama eFarm. Attivo dal 2015 in oltre 40 paesi con sede in Germania, il team di eFarm ha una sola missione: aiutarti a comprare una mietitrebbia, un trattore o un'attrezzatura all'estero in totale sicurezza. Nel sito www.ifarm.com sono presenti più di 50.000 macchine usate, ma puoi segnalare a Marco, responsabile Italia di eFarm, anche una macchina che hai trovato su un altro portale. eFarm si occuperà di tutte le fasi dell'acquisto e inoltre puoi inviare un meccanico eFarm per un'ispezione per assicurarti che la macchina sia perfettamente funzionante. Su trattori e mietitrebbie si può addirittura scegliere di assicurare la macchina eFarm ispezionata, a patto però che non sia troppo vecchia o con troppe ore. E per il trasporto dall'estero e l'omologazione, zero pensieri, se ne occupa il team eFarm. Già tantissimi clienti italiani hanno acquistato su eFarm senza perdere l'opportunità di comprare all'estero in esenzione IVA. Ma amici, oggi voglio farvi un regalo, vi fornisco in esclusiva questo codice in sovrimpressione che vi assicura 250 euro di risparmio sull'acquisto di una macchina eFarm. Ma non aspettate troppo, mi raccomando, è valido fino al 31/12/2023. Conosco personalmente degli amici che hanno comprato macchine con il team di eFarm e sono davvero entusiasti. Per vedere la loro esperienza è sufficiente andare a dare un'occhiata al loro gruppo Facebook. Vi lascio tutti i link nella descrizione del video. Con eFarm è facile, veloce e sicuro trovare macchine o attrezzature usate d'occasione. Provare per credere. Allora Gianni, sei contento? Usciamo oggi dai costruttori italiani. Ma certo Feli, il mondo dei trattori è bello perché è vario, come direbbe Fendet. Quindi lo sai che ti dico, Fili, oggi facciamo una cosa diversa. Li mettiamo insieme tutti e due, dato che ce l'abbiamo tutti e due, va bene? Ah, aspetta Gianni, aspetta. Prima fammi finire il discorso, se no lo sai che poi mi perdo. Faccio subito, ti dico solo che la serie 55 venne presentata al mercato europeo al Salone delle Macchine Agricole di Parigi a marzo del 1989. E siamo agli sgoccioli della generazione 2 di cui ti parlavo prima. Stiamo praticamente già parlando degli anni moderni di John Deere. Infatti queste due macchine saranno poi sostituite negli anni 90 dalla serie 7000 che tu conosci bene. Esatto, sono i successori diretti. Tutti voi amici conoscete la serie 7000, esiste ancora oggi. Già mi stai sudando? Mi sento male. Allora, 47,55 macchina da 190 cavalli e 49,55 macchina da 228 cavalli. Due bei bestioni, eh? Davvero Fili, proprio tipico degli americani. Ma che motore hanno? Gianma, un motore generoso, un 7,6 litri turbo intercooler in grado di sprigionare tutta la sua potenza a 2200 giri. Sentiamolo Fili, però io mi prendo quello più grosso, Gianmi, ma sei sponsorizzato da Radio 105 ultimamente? Very normal people. Quello era RTL 102.5. Non mi hanno pagato, RTL. Allora, diamo un'occhiata a queste, che pompa di iniezione. Pompa di iniezione è come il mio avambraccio, praticamente. Vedi, Gianmi, queste macchine sono a scarico diretto. Sì, guarda. Guarda che spettacolo. Guarda. Che cannone, verso il blu, guarda. Un cannone. Che spettacolo. Hanno la sale dietro che puoi regolare la larghezza. Sicuramente possono, anche predisposte per le ruote gemellari. È arrivato un messaggio. Dammi un'occhiata all'interno della cabina. Guarda sti gradini, mamma mia, ragazzi. Bellissimi. Questa è la scalinata
di Cenerentola. Ma poi voglio dire, robusti. Cioè tu guarda, ogni cosa è sovradimensionata. Pure il motorino d'avviamento, guarda che bestia. È un siluro. Già mi acquisteresti queste macchine per la tua azienda agricola? Ci vogliono i soldi, quello ci vuole. Però oh, è plastica matura, eh. Oh, vedi? C'è anche il portacellulare. Anche il fatto che sta cabina è stondata così ti dà, non lo so, l'idea di essere veramente al centro della situazione, capito? La radio è un optional Pioneer multistrato, non compensato, non confondiamo, questo è multistrato. Allora, questo io non lo so, penso che sia la presa di forza, c'ho sto pensiero, non lo so, ma non l'ho capita. Ma la cosa che mi ha stupito è stato che prima quando li abbiamo parcheggiati, sì. Lo vedi che il sedile è tutto basso? Sì. E io cercavo da qui perché ci stanno tutte le istruzioni. Ah, vedi? E c'è scritto praticamente per alzarlo in basso e in alto. Ho messo a moto il trattore tipo tieietta e pneumatico. Guarda. Ma! Fai, via qua. Fagli vedere agli amici a casa che vista che c'è, via. Mamma mia, ragazzi, una limousine. Wow! Senti che minimo. Gianni, ma il tergicristallo? Quello lì è un optional. Bene amici, andiamo a fare un giretto con il mitico. Oh, funziona! Porca miseria. Oh. Di che parliamo? Gianni, ti vedo a tuo agio su questo 49. Ma di che parliamo? Ma senti che musica. Ma mo passiamo vicino a 7000. Così gli facciamo vedere un cugino. La radio, Giamma, la radio. Vabbè, la radio questa qui, io. Cioè, la vuoi sulla tua macchina, te prego, io sì. Ascolta, io su un trattore del genere, una radio, ce l'avrei messo. Grande, devi Giamma. Senti solo il motore, devi sentire. Vai, Giammi! Dico, pensa in aratura, a manetta. Siamo giunti alla fine di questa puntata del trattore del mese, mio caro Gianni. Che ne dici di queste macchine americane? Che dire? Che sono veramente belle e che l'agricoltura ha vissuto un'epoca bellissima con queste macchine, secondo me. Adesso sono tutte un po', diciamo, unificate, un po' più. Queste qui avevano un po' più di personalità. Ti sanno di sterili le macchine di ora rispetto a sì, queste. Sì, qua sì, riesci a percepire il maschio proprio, capito? La passione americana. E queste fi sono macchine che ancora possono fare migliaia di guarda, ore. Guarda, assolutamente d'accordo, sicuramente non sono mezzi da museo. Macchine da 200 cavalli come queste possono fare ancora molto in azienda e sono anche dotate delle comodità di base, secondo me. Sì, sì. Che non ti fanno troppo rimpiangere altri tipi di macchine più moderne. E poi Gianni, soprattutto non bisogna metterci l'urea. Assolutamente no, che quello volevo dire, è un impegno pure ricordarsi anche dell'urea, quindi è un vantaggio non mettere l'urea. Va bene amici, come sempre lasciate un like, iscrivetevi ai nostri canali e commentate, sono curioso se oltre ai Fiat Agri, che nessuno ce li tocchi, avete mai avuto modo di provare anche queste macchine dell'America gloriosa, diciamola sì, così. Eh sì. Bene, allora amici, ci vediamo presto e alla prossima! Presentiamo un'offerta speciale. Sto cazzo!